Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questo nuovo video esplorazione. Prima avventura Urbex per Urbex MJ nel sud dell'Italia. Ci troviamo infatti in Puglia, ne abbiamo approfittato durante le vacanze estive e siamo venuti ad esplorare questo resort dove, pensate un po', ci venivano anche i VIP. Pensiamo di sapere parecchio sulla storia perché ci ha accompagnato un abitante del posto, un nostro fan che abita appunto nel paese di questa location. Perciò non perdiamoci in chiacchiere e direi di iniziare subito questa nostra avventura. Andiamo! Allora, entriamo subito dove c'erano le vere e proprie camere. Siccome siamo vicino al mare ci sarà un po' di vento, quindi cercherò di stare vicino alla videocamera. Qua sicuramente, faccio un passo indietro, c'era una bella vetrata che accoglieva i clienti di questo villaggio. Infatti notiamo subito dei pezzi di vetro a terra. Il ragazzo che ci ha accompagnato mi ha detto che il posto è veramente cambiato molto, c'erano delle statue che si sono portati via quasi subito l'abbandono, poi naturalmente vi diciamo quando è stato abbandonato. E notiamo subito la moquette a terra, quindi già presagisce la moquette un qualcosa di sfarzoso, un qualcosa di lussuoso. Infatti qua troviamo subito un bel camino. Il posto è veramente vandalizzato, tra l'altro devo stare attento perché vedete ogni 2x3 ci sono scale, quindi onde ammazzarmi devo per forza guardare a terra. Là sotto ci sono le camere, però io proverei a salire qua per vedere se troviamo qualcosa di interessante. Per terra ci sono dei documenti che però ho già dato un'occhiata prima, sono tipo le fatture del posto. Ecco, questa era la prima stanza da letto, vedete? Lì davanti c'è un camino e ancora stranamente intatto c'è uno specchio. Ci hanno raccontato inoltre che volevano portarsi via anche questi qua, che naturalmente, come potete immaginare anche voi stessi, facevano parte della balconata. Fortunatamente però li hanno fermati in tempo. Andiamo a sinistra, vedete qua c'è, credo, una porta scorrevole. È sopravvissuto un lampadario, non mi sarei mai aspettato, visto il vandalismo che c'è in questo posto, di trovare un lampadario ancora quasi integro. È stato rotto solo questo pezzo, però per il resto questo doveva essere veramente un signor lampadario. Non ve lo devo dire io che la vista da qua sopra, guardate, merita veramente tantissimo. Un posto davvero lussuoso, come detto poi vi accennerò qualcosa sulla storia. Sto salendo diciamo a quello che poteva essere il sottotetto, però lì c'è un'altra scalinata. Il posto, nonostante sia vandalizzato, sembra essere abbastanza, perché non si sa mai, però sembra reggere bene. Vedo delle pareti nere, niente, probabilmente era un semplice locale, sì, magari era una camera. Molto probabilmente questa era sicuramente una camera. Infatti qua c'è il bagno. Il posto, o meglio il villaggio, è veramente enorme. Ci ha detto il ragazzo che ci ha accompagnato che però è quasi tutto giardino. Inoltre ci ha raccontato che c'è un campo da tennis o da calcetto e lo voglio assolutamente provare. Inoltre dopo andremo nella struttura che vedete di fronte a voi, perché lì, non so se lo intravedete in lontananza, c'è uno sdraio proprio posizionato sul tetto di quella struttura lì. Proviamo adesso a scendere queste scale. Ci hanno detto che c'erano ulteriori camere. Vediamo. Questa era un'altra stanza. Guardate. Qua è rimasto ancora
sono rimaste ancora le tende. Ho veramente timore perché non so, non conoscendo il posto, non so cosa potrebbe sbucare da un momento all'altro. E anche questi signori che alloggiavano in questa stanza uscivano, lì ci sono i gradini e guardate, potevano addirittura entrare proprio direttamente in quella che è a tutti gli effetti quella lì, una vasca idromassaggio. Quindi già capiamo il lusso e lo sfarzo di questo posto. Qua entriamo in una stanza simile a quella di prima. Guardate, qua c'è ancora un televisore vecchio e qua ci sono delle ciabatte, scarpe. Ci hanno detto che il posto è comunque fallito, quindi non lo so, cioè non credo che dopo un fallimento prendi e te ne vai così all'improvviso. Potevano almeno togliere le statue che dopo purtroppo, come vi ho detto prima, si sono portati via. Qua ci troviamo altre tende, cosa non facile in questo posto, perché comunque vi ripeto, c'è davvero tanto i segni del vandalismo. Eppure sia qua che nell'altra stanza abbiamo trovato le tende. Ho inquadrato la roccia perché secondo me, e accendo il faro perché non c'è molta luce nonostante ci siano 30 gradi, vi ho inquadrato la roccia perché questo era, guardate qua, un bel bungalow. Naturalmente adesso non c'è più nulla, però prima deve essere stato veramente un posto davvero grazioso. E qua c'era il suo bagno e stranamente è sopravvissuto lo specchio. Non ci vuole molto a capire che siamo nella cucina del resort, una cucina dove non è rimasto quasi nulla. Guardate qua, è addirittura stato divelto, sì, un pezzo di marmo. C'è qualche condimento sparso qua e là, ad esempio là vedete il contenitore del sale, qualche tazzina, però prima fuori onda, diciamo così, mi diceva la Francesca che per essere abbandonato da pochi anni, e dopo vi diremo quando è stato abbandonato, è veramente messo male. Noi, per chi ci segue sul nostro canale YouTube, abbiamo visto ville abbandonate, non dico da parecchi anni, ma da almeno una decina d'anni o qualcosa meno, messe molto molto meglio di questo resort. Vero è che questo comunque è accessibile a tutti, non abbiamo fatto una minima fatica per entrare. Guardate, abbiamo trovato questa rivista che parla della Satta di Boateng. La vedete, credo sia Briatore, quindi per farvi capire che il posto, come vi ho detto, non è abbandonato da tantissimo. Siamo passati alla struttura che vi avevo inquadrato prima, dove c'era lo sdraio sul tetto. Là vedo un calendario, oltre alla Francesca che fa le foto, che ci dice giugno 2017. Il ragazzo che ci ha portato infatti ci ha detto che il posto era abbandonato da pochi anni. Lui ci ha detto 4 anni, però 3-4 anni non cambia tanto. Oltre alla Francesca infortunata, e perché ci ha seguito nelle storie Instagram sa cosa è successo. No, beh sì, in effetti è troppo stretto per essere l'entrata di un garage. Però veramente il posto è bello, è sommerso nella natura. La Francesca prima ha detto che può essere la casa del custode. E in effetti ci sta, perché qua troviamo un letto ancora integro, a parte, vabbè, ovviamente le lenzuola che non ci sono più. Qua troviamo indumenti, magari appunto appartenevano al custode del resort. Qua un mobile ancora parzialmente intatto. E qua c'è a tutti gli effetti un mobile e un materasso. E non capisco... queste erano le tendine che molto probabilmente era appesa
a questa entrata qui. Una volta esplorate le strutture, vi ripeto, non c'è molto altro da visitare. Il resto è giardino, certo, è un giardino veramente importante perché vedete anche le palme, la natura rendono il tutto più suggestivo, però adesso quello che mi preme trovare è il campetto che vi dicevo prima. Eccolo qua ragazzi, abbiamo trovato il campetto che vi dicevo prima. Ora ci voglio accedere, però qua c'è un buco enorme. Vediamo se riesco a trovare un sentiero. Ok ragazzi, abbiamo trovato il campetto che volevo trovare io. Inequivocabili i segni del tennis per terra, e lì naturalmente ci sono anche dei lampioni per poter illuminare i clienti che magari volevano farsi una partitina la sera, e direi che è il modo perfetto per chiudere questa nostra prima avventura nel sud Italia. Ebbene, amanti dell'Urbex, eccoci giunti alla fine di questa nostra prima avventura nel sud dell'Italia, nella splendida Puglia. Splendida come la location che abbiamo esplorato, sicuramente lussuosa, sfarzosa. Vi ho accennato che in questa location, che abbiamo appena esplorato assieme, venivano anche i VIP, si organizzavano eventi, matrimoni e quant'altro. Le condizioni però non sono granché, vi ripeto, come location immersa nella natura meriterebbe 10 punti. Però si è conservata male, è abbandonata da 3-4 anni, quindi per questo al suo interno tra l'altro non ci sono stati grandi ritrovamenti. Proprio per questi motivi abbiamo deciso di assegnare la sufficienza, 6 punti Urbex. Vi ricordo come sempre di seguirci su tutti i nostri canali social che trovate qua sotto in descrizione, quali Facebook, Instagram, YouTube. Iscrivetevi al canale perché ogni domenica alle 15 esce una nuova esplorazione. In più potete visitare il nostro sito aperto da poche settimane, urbexmj.it, dove scriviamo appunto gli articoli, e anche lì potete trovare le esplorazioni targate naturalmente UrbexMJ. Io dalla Puglia a questo punto vi saluto, grazie per averci seguito fin qui e vi rimando ad un prossimo video. Ciao!